Vi piace la mia piega voluminosa di oggi? Ebbene, la eseguiamo insieme con la spazzola Roventa. Benvenuti sul canale, oggi parliamo di questa bellissima spazzola, vi dico due parole per introdurla e faremo questa bellissima piega voluminosa. Quindi vedremo come la eseguiamo, vi farò vedere bene bene i movimenti. Allora, è già da un bel po' che la utilizzo, ne possedevo già un'altra di un'altra marca che era la Babyliss. Ho voluto provare questa semplicemente perché sono passata innanzitutto questa piastra roventa in ceramica, piastra, questa spazzola rotante automatica rotation, lei si chiama proprio la Blue Shatti Volume and Shine. Quindi mentre vi fa queste bellissime onde che vedete qui, vi può anche lisciare i capelli, però soprattutto ve la farò vedere come utilizzarla per fare delle onde. Lei appunto è composta da questo motore che ha la spina appunto così, poi ha due spazzole, adesso andiamo a vederle, una più piccola, una più grande e una più piccola. Io utilizzo in genere quella più grande e poi rifinisco con quella più piccola. Esattamente fatta in questo modo, vedete bucherellata dove passa appunto l'aria dentro, viene messa sul corpo motore in questo modo e chiusa in quest'altro. Questo è tutto. Sotto abbiamo le velocità che vanno da 1 a 2, utilizzandola ad 1 su capelli sottili come i miei, su capelli più spessi anche a 2. E poi abbiamo il bocchettone dell'aria sul finale. Vedete? Non è rumorosissima, la sentirete. È molto molto, non è così tanto rumorosa, il motore è a 1000 e niente, grazie alla sua ceramica e grazie alla sua rotazione vi lascerà i capelli veramente molto lucidi. Non avrete bisogno di usare molti prodotti styling, io ne utilizzerò qualcuno biologico, ma vedremo proprio quando e come li metterò. E quindi partiamo subito con la piega con questa bellissima spazzola, anche molto leggera, ecco volevo dirvi, è anche molto leggera e non vi fa venire tendiniti varie. Eccoci arrivati ad utilizzare la nostra spazzola roventa e vediamo come procedo. Allora, innanzitutto ho utilizzato, voglio farvi vedere i prodotti, questi prodotti qui di Ironman. Vi metto qua sopra il video dove vedete poi un video vecchio come utilizzarli ed è una ricostruzione con questi prodotti naturali con la cheratina. Dopo aver fatto i tre passaggi ho messo nulla, ho messo il mio panno Aquis, che è questo panno che vi consiglio, ma vedrete tutto questo nel video dedicato ai capelli, che è questo panno con questo particolare lavorazione che vi assorbe tutta l'umidità dei capelli senza togliervi l'idratazione. Allora, intanto con questi prodotti è fantastico già la resa sui capelli che sono stramorbidissimi e leggeri. Allora, proseguo asciugando i miei capelli prima di passare alla spazzola con il mio Dyson. Prendo la mia spazzola, quella leggermente più grande, quindi vado con il mio Dyson, asciughiamo, prima gli diamo una pettinata in modo da tenerli lisci perché i miei essendo ricci, quindi partiamo. Asciugo soprattutto la base. A me piace che la base abbia appunto che sia molto volumizzata e anche molto, molto sollevata. Quando utilizzate il diffusore, se volete veramente un bel effetto con radici alzate, mi raccomando, non muovete troppo i capelli, ma appunto lasciate che sia lui a passare tra i capelli. Adesso prendo la mia spazzola, quella per pettinarli, rimetto il mio beccuccino dopo aver dato un po' di volume alle radici, quello un po' più grande. Se non avete il Dyson, lo fate con una spazzola, utilizzo la mia airbrush, questa qui con i buchini.
tiro un po' le mie basi, diamogli proprio una bella pettinata, asciugo un pochettino perché la spazzola non riesce ad arrivare bene bene alle radici, quindi un pochettino asciugo. Vedete la cheratina come li rende belli, belli pettinabili, non perdi i capelli e molto, li lascia anche molto molto nutriti. Quindi vado col mio beccuccio grande. Mettiamo qualche prodotto styling. Io uso questo HO Bifase, HC Bifase, scusate, della Omocream, questo con l'aloe vera biologico. La spruzzo da metà capello in giù. Questo è un prodotto ottimo, bifasico, che vi consiglio, ma vedrete tutto questo nel mio video sui prodotti capelli top del 2020. Pettino un pochino con la mia airbrush. Man mano che andiamo poi ad utilizzarlo, utilizzo questo prodotto della Mystic 100% naturale con il mirtillo, che è un idrocapillare che quindi dà idratazione al capello. Man mano che utilizzeremo le ciocche, vedremo che io utilizzo questo. Quindi vi metterò, adesso cominciamo con la spazzola. Essendoci molto rumore, io poi metterò un audio dove vi spiegherò i passaggi. Partiamo col dividere i capelli, esattamente così, quindi la parte alta del davanti la fissiamo con una pinza. Vado un po' più indietro perché sono molto alta. Allora, io partirei subito dal dietro, quindi gli mettiamo un po' del nostro siero idratante. Lui è trasparente. Quando mettete i sieri, quello che vi consiglio è dategli sempre una bella pettinata. Ecco, pettinate sempre molto bene i capelli in modo che la spazzola ruoti molto bene. Ok, cominciamo con la seconda ciocca e praticamente metto la temperatura numero 1. Arrotolo di nuovo ancora con la spazzola verso l'interno, accompagnando i capelli fino alla fine, ma sempre aiutandomi con la spazzola. Adesso comincio a farla roteare verso l'interno ed ecco quindi che si crea il mio onda. Adesso vado avanti, proseguo e poi vediamo come appunto dargli il senso proprio dell'onda ancora diversa, eh? Vado ancora con il mio prodotto, poi ritorno ad arrotolare di nuovo verso l'interno, sempre accompagnandola, ed ecco che preparo la mia ciocca. Adesso qui voglio provare ad andare nel senso opposto quando si fanno appunto quelle pieghe. Queste più naturali le lascio in un lato. Da questo lato provo a girarli dalla parte opposta in modo da creare proprio una piega ondulata ma molto naturale. Ecco che comincio di nuovo a prepararla, prima verso l'interno, accompagnandola sempre con la spazzola, e poi ecco verso l'esterno. E quindi qui ottengo il mio boccolo e mi fermerò quando mi ritengo soddisfatta. Lo passo ancora più volte, sempre verso l'esterno, quindi accompagnando la ciocca e rendendola veramente molto molto lucida. Ecco qui che si è formato. E posso ritenermi soddisfatta e andiamo avanti con la seconda ciocca. Adesso tiro giù di nuovo ancora una parte di capelli ed ecco qui ancora un po' di siero, sempre della Mystic, e poi un po' di H2O, quindi all'aloe. Spazzolo sempre bene, distribuisco bene il prodotto, riparto con la velocità 1. Prima verso l'interno, vedete oramai avete imparato, e poi appunto verso l'esterno. Vedete che cominciano a essere girate verso l'esterno. Proseguiamo sugli altri capelli.
Adesso, man mano che proseguo, metto un po' di prodotto di Maternatura. Questo prodotto mi aiuta a disciplinare moltissimo i capelli. Utilizzo sulle punte. Ok, poi vediamo poi come fare bene la piega. Adesso io cerco di dargli appunto questo aspetto di onde naturali, però vedete come già il mio capello riccio me l'abbia comunque già molto disciplinato. E poi mi piace appunto che non mi dà questa piega piatta, ma comunque parte con un certo tipo di volume. Poi vediamo come fare la parte davanti e girarla come di solito mi vedete nei video. Do ancora un po' di aria fresca. Vi metto qua sopra il video del Dyson molto vecchio, così riuscite a vedere la differenza tra il Dyson, come giro i capelli, e invece come lo faccio con questa spazzola. Quindi proseguiamo. Vedete che scendo sempre e poi gli do il colpo d'aria fredda perché è quello appunto che mi lucida parecchio i capelli. Ancora questa parte qui e poi finiamo con un po' di prodotto. Quando date il prodotto, abbiate sempre pazienza di metterci un po' di più, di non metterlo frettolosamente, ma di massaggiarlo molto bene. Questo è un prodotto con le proteine della seta, quindi lo faccio penetrare veramente molto bene. Mi va a chiudere le squamette. Il segreto di queste spazzole è che potete valutare voi se fare più boccolose, quindi farla girare di più, farla più sul liscio, farla anche più sul liscio, quindi tirare notevolmente, quindi il capello si appiattisce molto di più. A me piacciono queste pieghe voluminose, un po' morbide, perché secondo me il mio viso è molto più idoneo a questo tipo di piega, però nulla toglie che anche la piega liscia viene benissimo. Dovete solo appunto acquistare un po' di manualità. Qua giriamo all'esterno. Quando fate questo tipo di onde, fissatelo, gli mettete come in questo caso questo prodotto della Maternatura, ma comunque un prodotto che idrati, che nutra e che vi tiene comunque un po' la piega. Io utilizzo sempre prodotti naturali sui miei capelli perché non voglio assolutamente avere l'effetto siliconato. Perché sì, è vero, il silicone subito vi dà quell'effetto bello, però poi il capello crespo assorbe questi siliconi e a lungo andare si increspa poi ancora di più. Subito l'effetto è bello, però poi dopo vi mangiate praticamente tutto il resto in il sano del capello, ecco, quindi può andare bene una volta, due, però io cerco sempre di utilizzare prodotti che non contengano siliconi in modo da anche lasciare respirare il mio capello il più possibile da questi prodotti chimici. Quindi ancora sempre un po'. Tutti questi prodotti li vedrete poi nel video dei capelli che farò questa settimana, dove vi dirò proprio i miei top che da anni ho di nuovo selezionato, di nuovo riutilizzato e al meglio per curare i capelli. Se avete dei capelli crespi come i miei, seguitemi.
segreto è di farla girare e muovere sempre il vostro vedete subito l'effetto. È molto bello perché io adesso ho utilizzato la spazzola grande, ma se volete farli un po' più stretti e poi dividerli con le mani, vi assicuro che tiene per 4-5 giorni, e dividerli con le mani potete usare la spazzola più piccola. Quando avrò finito tutta la piega, andrò a passare qualche ciocca con la spazzola più piccola per dargli proprio un aspetto naturale all'onda, proprio come farebbe il mare sui vostri capelli. Ora l'ultima parte, andiamo ancora a mettere il prodotto. Abbiamo quasi terminato la piega, vedete, io adesso non ho cronometrato, ma ci ho messo veramente molto poco, in un quarto d'ora sui capelli lunghi come i miei. Adesso vabbè, io mi sono anche dilungata un po' in chiacchiere, ma vi assicuro che se voi asciugate ben bene la base, cioè comunque lasciate il resto dei capelli un po' umidicci, vi verrà molto bene. Passo adesso la spazzola più piccola sulle ciocche, prendendone delle quantità un po' più piccole, in modo da creare dei boccoli un po' diversi dagli altri, quindi un po' più stretti, quindi di nuovo sempre verso l'esterno, a torciglio lascio che la spazzola scaldi. Verso l'esterno, da dare comunque un continuo a questa piega che mi piace molto. Senso opposto e andiamo in fuori. Vedete che io mi assicuro bene che il capello sia molto molto setoso e quindi lo passo anche più volte. Vedete che sto lavorando a temperatura molto molto bassa e nonostante questo i capelli si asciugano, quindi non aggrediamo, come facevo col mio Dyson. Se mi avete seguito in quel video là, utilizzavo la temperatura sempre molto al minimo, perché i capelli crespi ne giovano. Vabbè, il Dyson controllava il calore, ma se qua lo utilizziamo a calore basso, sentite anche proprio la spazzola che non si scalda. Io ho utilizzato per anni la Babyliss, la sua concorrente, che aveva 800 di potenza, questa è a 1000. Tanto avete sentito tutte le sue caratteristiche all'inizio del video, ve le ho descritte, ma è anche molto bella questa cosa, perché comunque velocemente vi asciuga i capelli, più velocemente di quella da 800. Do sempre un po' di aria fredda. Ecco, utilizzo la spazzola piccola ancora per gli ultimi ritocchi, sempre verso l'esterno, in modo da creare qualche ciocca un po' più arrotolata delle altre. Ancora un po' di ciocche ed ecco che abbiamo raggiunto il risultato. Un segreto, se volete girare i capelli, allora se voi prendete ciocche piccole ve li liscerà, vedete, molto di più e ve li renderà, diciamo, molto più lisci, ma comunque ben disciplinati e naturali. Se voi prendete qualche ciocca un po' più grande e girate come vi ho fatto vedere, vi creerà proprio l'onda. Poi se le prendete un po' più piccole e avete un po' più tempo, anche il boccolo. Il segreto in queste pieghe così voluminose è di far girare le ciocche un po' da un lato e un po' dall'altro, per dare proprio l'aspetto come se i capelli fossero asciugati esattamente al sole. Quindi io adesso giro qualche ciocca di nuovo verso l'interno. Vedete, alternando la spazzola più piccola a quella più grande, vi dà appunto questo aspetto di capello comunque girato, ma comunque veramente molto naturale. Vado ad utilizzare per finire il prodotto di Alchemilla, questo. Lui è il Bio Styling Finish. Questi ve ne parlerò poi dettagliatamente, come vi ho detto già prima.
vado proprio a metà lunghezza in giù. Poi, se voi non avete allergie o cose varie come me, potete utilizzare a questo punto una bella lacca fissante in modo da fissarvi comunque le vostre onde. E la piega, diciamo, che volevo eseguire oggi è questa, così molto molto naturale. Vedete che comunque mi ha dato volume, lucentezza e comunque i capelli sono veramente, guardate, molto morbidi, un po' per la cheratina e un po' appunto per l'utilizzo di queste spazzole. Finiamo adesso l'ultima parte mettendo la spazzola piccola ed ecco che facciamo il ciuffo. Ciuffo verso l'esterno in modo da dargli proprio questa bella onda che si unisce agli altri boccoli e mi crea proprio questo volume iniziale sul davanti. Vado ancora dall'altra parte, do ancora qualche giro ed ecco che la piega è pronta. Un altro dei segreti è di non assolutamente dividere i capelli e di toccarli troppo quando avete appunto fatto il torciglione, come vi ho fatto vedere, lo lasciate raffreddare bene e poi lo dividete. Diciamo che la piega mi piace molto, questo è il risultato che potete ottenere. Lei ve la consiglio, il prezzo è ottimo, la potete trovare su Amazon, ma anche nel sito di Roventa. E se vi piacciono queste pieghe così voluminose, naturali, come piacciono a me, te la consiglio di utilizzarla come vi ho fatto vedere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi aspetto in un prossimo video. Ci saranno delle belle novità sui capelli e su altre cose. Un saluto.